Decida cosa fare. Ma si è trattato di un rapimento. Beh, la polizia non è stata contenta del nostro intervento su Callum. Così Gagliardi è riuscito, ci ha messo di nuovo tutti nei guai. È orribile quello che stai dicendo. Ma è la verità o no? Se non si fosse immischiato con Callum non sarebbe successo niente. Non ti ho aspettato alzata perché mi fanno male i piedi, mi sono messa già a letto. Se ha fatto qualcosa di sbagliato, sicuramente ne ha pagato il prezzo. Beh, non è ancora... Cosa stai guardando? C'è J.R. che è cattivo, vuole affamare tutti i negretti. Non capisce quello che voglio dire. Credo che l'abbiano capito tutti. Bacino. Quel che è fatto... Bacino, dammi un bacino. Sì, certo, è che... Ma perché sono un amore. Pochettino... Ho sudato, allora... Lo chiedo sempre io, sì, Come va? Questi sono i cannoli siciliani? Sono un po' sudato, allora... Allora io andrei di là a fare. Vorrei anch'io una. Certo, passerò. Tu sarai affamato, di là è tutto pronto. Va bene. In cucina. Ho fatto anche la spremuta. Vabbè. Allora stai qua che io mi arrangio, Come ti arrangi? È pronto? Sbrighes! Vieni subito a letto, passerotto. Dormi bene, amore. Stasera la tua amiciona ha voglia di stare con te. E tu no? Credo sia meglio che Clayton chiami Scotty dai maestri. Sì, sì, anch'io. Sì, capisco. Pamela, posso parlare con John Ross? Certo, ecco. Senta, dottore, se la cifra che ho chiesto è troppo alta, io posso anche ridurla. Anzi, faccia lei. Beh... 300. Facciamo 250. Mi dispiace, commendatore, ma il consiglio di amministrazione le ha rifiutato il prestito. Lei è già scoperto di una grossa cifra, lo sa, no? Capisco, capisco. Va bene. Provvederò. Questa volta l'affronto glielo dico chiaro e tondo. Se la riprenda lei a casa, il mostro, caro commendatore, lo sa cosa pesa mia moglie, cioè sua sorella, eh? Pesata in bascola ai mercati generali, 157 kg. Adesso glielo dico. Adesso l'affronto glielo dico. Ecco, eccoci qua. Cosa fai lì in mezzo alla strada? Volevo solo parlare. Dai, salga. Parliamo strada facendo. L'avverto che oggi è una giornataccia. Allora, forza, mi dica subito quello che deve dirmi. Di che si tratta? Stiamo calmi, Come calmi? C'ho un giramento oggi. Allora, dunque, io avrei volevo, insomma. Cioè, ecco, insomma, basta così. Come basta così? Mi ha sbarrato la strada, cosa mi vuol dire? E ora se si ferma un attimo, io scendo. No. Mi perdoni, posso almeno sapere dove stiamo andando? All'aeroclub di Luino, dal comandante Biagetti. Ma ho capito, lo strozzino.
L'ultima speranza. L'ultima volta ha preteso il 60% di interesse. E avaro com'è, dovrò offrirgli anche la solita cena. Vuole che venga anch'io? Lei prende l'autobus e torna a Varese. E poi lei ha dimenticato che a casa l'aspetta quell'angelo di mia sorella. Lei non lo sa, la sottovaluta. È una donna proprio unica. Ma va, ci credo. Strano, quando viveva con me era proprio insopportabile. Perché non faceva che mangiare. Mangiava in continuazione. Ah, sì. Si faceva proprio senso. Incredibile, è caduto dalle nuvole, perché adesso non, niente, soffre di inappetenza. Sì, sì, è anoressia si chiama. E allora io sono costretto, fin dal mattino al risveglio, a implorare, ti prego, mangia qualcosa, una cosettina, niente. Incredibile. Pensare che era sempre affamata, ma affamata di tutto, proprio di tutto, anche di sesso. Adesso no, adesso io... Te lo racconto. No, la prego, glielo racconto lo stesso. Adesso sono io che tutte le mattine, soprattutto la sera, quando ci richiamo, che sono costretto, ti prego, per fare l'atto, sai, oh. Capito? Perché sua sorella è una donna unica, speciale, e posso dire che c'è, è una donna straordinaria. Guardi, chiudo con un proverbio, perché la carne è la carne. Vuole vomitare? No, scusa. Eccolo lì, quello è l'aereo che si è comprato il Bizzarri, il sacco del mobilificio, è pieno di soldi. Ma no, ma cosa dice? Ma se il Bizzarri era sull'orlo del fallimento 6 mesi fa e per giunta poveretto gli ha dato a fuoco anche lo stabilimento? Senta, posso dirle una cosa? Sì. Sa cosa ha ricavato il poveretto con quell'incendio? 2 miliardi che ha beccato dall'assicurazione. E lei lo sa come ha fatto? Lei lo sa? No. Io lo so, e ora glielo dico. Il Bizzarri ha un cognato intelligentissimo che è anche avvocato delle assicurazioni e vice sindaco, mentre io invece ho un cognato deficiente, incapace e anche un po'... stronzo. La ringrazio molto. Mi sembra di aver capito che devo tornare a casa con l'autobus. Arrivederla. Ma dove va? A Varese. No, vengo a cena con lei? No, ma che cena? Mi è venuta un'idea. Un'idea brillantissima che se funziona sono a posto. Potrebbe essere un colpo da 2 miliardi. Ma 2 miliardi? Non vorrei sembrare un po' diffidente, ma a me sembra una stronzata. Ah, lo dicevo io. La Giulia è ancora coperta dall'assicurazione per 2 mesi, cioè fino a tutto dicembre, 60 giorni. Guardi qui. Sì, d'accordo. Mi scusi, io non voglio assolutamente contraddirla, ma... La Giulia della barca, no, dice? Vabbè, ma non è affondata l'anno scorso. Ma cosa dice? Ma che è affondata? È incagliata sugli scogli. Ma se l'ho vista io con i miei occhi. Ha la chiglia completamente sfondata. E poi, non so se lo ricordo, ma l'assicurazione ci ha liquidato? Li ho presi io, 150 milioni. Oh, ma che bello sforzo! Con un gioiello che valeva 2 miliardi. Oh. 2 miliardi? 2 miliardi! E tanto mi dovranno pagare quando affonderà sti svizzeri del cacchio. Ma come affonderà? Ma perché ha intenzione di rimetterla in mare? Allora non l'ha capito niente. Sì, ma se la barca è abbandonata in Marocco? Non è abbandonata, è a Zeim, ce l'ha in consegna Poggi. Poggi, il suo predecessore nella carica di direttore commerciale della ditta. Gli abbiamo spedito dei soldi anche a Natale, non si ricorda? Ma gliel'ha spediti lei? Sì. E allora, la rimettiamo in sesto alla meglio. Come si dice? Una romanella e viva. Romanella? Il tempo di reggere il mare per qualche giorno e poi... E poi? Naufragio. Naufragio? L'Atlantico non perdona. Mi perdoni, e chi dovrebbe andare in Atlantico?
Topi, sveglia. Chi è il grande esperto di naufragio? Chi è che ce l'ha già colata picco una volta? Chi è? Bigazza, appunto. E adesso io telefono subito a Poggi in Marocco. Eccolo qua. يا حامد روح عند بوجع على التليفون علشان في مكالمة من إيطاليا. رايح بسرعة. مد إيه؟ عندك تليفون في مد إيه؟ تليفون أحدي هو تليفون أخذي تليفون أنتو بخلي بدي مولاي هديتني ألو لا أنا برجع يخدون النخا ألو بيسنتي parli forte ah in che condizioni è la Giulia non sa io vedere Giulia di stare sotto faro! Sì, qui, in fronte a me! Ma non può andare! Se ne fa possibile a lei! Comprone? Buona! Poggi, è ubriaco come al solito! Non mi chiami Buona! Non faccio il cretino! Parli come Dio comanda! Mi scusi, dottore! Parlo così perché per camuffare, perché magari ci sono i telefoni sotto controllo, no? No? Ecco, appunto. E senta! Allora forse è stata l'amnistia, eh? Posso tornare in patria, posso finalmente riabbracciare i miei bambini. Guardi, io qui non ne posso più, sono disperato, ha capito? Non rompa i coglioni con la famigliola e con la patria. Senta, lei mi deve rimettere la Giulia in condizioni di navigare, capito? Mi permetto di dirle che in questo immane casino mi ci ha messo lei, ha capito? Senza le sue reiterate pressioni per farmi cambiare i registri contabili, io non avrei mai firmato un cazzo, ha capito? Che fa? Alza la voce? Che faccio? Alzo la voce. Sì, mi dica. Entro la settimana mio cognato sarà lì con i soldi. Mio cognato. Sì, dollari. Lei prenda tutta la gente che è necessaria, va bene? Poggi, senta. Se in 30 giorni la barca non è a posto, io informo la guardia di finanza dove si è imbattato. E così finisce dentro. Chiaro? Va bene, dottore. Ai suoi ordini, dottore. Buongiorno, dottore. E lei va a Orbetello a ingaggiare Bigazza. Sì, ma non sappiamo se può essere ingaggiato o magari è in navigazione. È che... Caffè caldo caldo. Ciao. Lo vuoi? È caldo? No, grazie. Io stanotte non ho chiuso un occhio. E te? Non me lo dire a me, guarda, è stato terribile, terribile. Però il vero comandante, ricordati, non dorme mai, vigila. Vento 135 km all'ora da nord-nord-ovest, l'ha detto anche il bollettino del mare. Brutta notte, mare crudele. Mi raccomando, eh?
Non dormire nella cabina padronale. No, no. E l'occhio sempre vigile, l'occhio. Ciao. Ciao. Scecchete come una talpa. Buongiorno. Buongiorno. I due cornetti con la marmellata. I cornetti alla marmellata sono finiti. Allora, due cornetti con la marmellata a parte, Va bene. Oh, guarda che te l'ho restituito, Va bene. Stasera me lo ridai? Mi raccomando, Va bene. Ma perché te lo compri? Grazie. Segna, Tu te lo metti e potrai chiudere la cassa, Dio Bonino. E chiudi la cassa, Dio Bonino. Mare stanotte. Il vento 130 km all'ora. Mare crudele. Allora è proprio deciso. Zappi, lei va a zero, non me lo faccia ripetere. Si attacca con l'imbranato di Poggi e lo segue finché la Giulia riprende il mare. Chiaro? Sì. E se io mi rifiutassi? Che c'è? Ti do un cazzotto in testa. Quando parto? Domani. Ah, mattinata, no? No, perché avevo dimenticato l'orario. Mi scusi, gentilmente, mi puoi illuminare? Che cosa... che è? Questo è il battello di salvataggio. Se non c'è questo a bordo, l'assicurazione non paga. Ah. Quando lo porta a bordo, si assicuri che ci siano dei testimoni. È importantissimo. Ah. Scusi, prima... Non mi aggredisca, Volevo chiederle, per cortesia, lei la conosce, no, mia... Vabbè, sì, lo so, è sua sorella. Cioè, voglio dire, lei sa che ha un carattere un pochettino particolare, no? Allora, per questa mia improvvisa partenza, lei non mi potrebbe far fare una... Cioè, una giustificazione scritta. Zappi, zappi. Zappi, zappi. Ma vada via il culo. Fuori dalle palle. Fuori dalle palle. Zappi, fuori dalle palle! Zappi! Che c'è? La ringrazio moltissimo. Buon viaggio. Viaggio. Oh, mi dispiace, Zappi. Commendatore, non si preoccupi, qui forse è una femmina cacciatorina, ma sono a Milano. Sede. Mia cara Crista, prima del passo estremo ho fatto testamento a tuo favore e tutto sarà tuo, cioè la pensione. Ti abbraccio affettuosamente tuo zio Piero Bigazzi, comandante in seconda. Post scriptum. I cornetti con la marmellata erano finiti. Ti lascio i cornetti senza marmellata. Due. Anzi, uno. Quando ti sveglierai... non potrai più fermarmi, il mio destino sarà compiuto. Perdonami, ma io ti seguirò sempre, dall'assù. Capitano! Bigazza! Capitano! Oh, che cosa, Cristo? Qua che c'è? C'è un signore che ti cerca. No, non ci sono per nessuno, c'ho da fare un sacco di cose. C'è una macchina targata a Varese, va.
Varese? Sì. E perché non me l'hai detto prima, scusa? Dove sta? L'ho portato al bar. Al bar? Sì. Crista! Oh! Io vado al bar, qua vicino, c'è uno che mi cerca. Io vado un'altra volta. Apri l'ombrello. Ah. Perché ci dobbiamo bagnare? Questo basta per tutte e due. Com'è? Fisicamente com'è questo? È bello piazzato. Sì, hai chiesto soldi? No, manco l'altro. Ma che te sei piccato pure stamattina? Ceci, fatti i cavoli tuoi. Dove sta questo? Ecco, lì all'angolo, guarda. Ah, dottor Zaffi. Oh, sì, sì, come va? Zaffi, prende qualcosa? No, no, grazie, non bevo niente. Per dire, Picazza, io l'ho, l'ho convocata perché le voglio fare una proposta molto, molto interessante. Mi dica. Lei se la sente di montare la Giulia? La Giulia chi? Una... No, no, no. No, cosa hai capito? No, la Giulia la barca. Ah, sì, sì, mi ricordo. 18 metri, due alberi. Esattamente. E sta in Marocco. Sì. Brutta disgrazia. Mare Forza 8, una cosa terribile, mare crudele. Sì. È andata a finire vicino a uno scoglio. No, no, è andata a finire sulla spiaggia. Bene. Sulla spiaggia. Quello era un isolotto che non era, mi ricordo proprio sulla, sulla mappa nautica, non risultava proprio. Piazza, quell'isolotto è l'Africa. Sì. L'Africa. Beh, succede che uno sfugge di fronte a un mare. Chi è? Chi è? È mia nipote, Crista. Molto carina, è carina. Mio amico. Vengo dopo. Vai avanti tu, devo parlare con il dottor Zappi. Ciao. Molto carina, certo. Vive con me, io non ho nessuno al mondo, c'ho solo lei. Allora mi dica. Senta, ragazza, io le offro quindi una grande occasione, la possibilità di tornare a navigare. Sì, mi piacerebbe. Allora io le affido ufficialmente il comando della Giulia. È contento? Io lo sentivo da stamattina. Io sono un credente, sai, quando uno crede in Dio, dalla mattina io ho detto qualcosa deve succedere, qualcosa deve succedere. Io sono un sensitivo, capisci? E tutte le volte che mi faccio il segno della croce penso, lei crede in Dio? Beh, no. Scusi, un momento. È giornata, ho finito. Scusi, grazie. Allora, accetta? Io accetterei con tanto volentieri, ma come faccio? Perché? Mia nipote Crista a chi la lascio? Senti, attento che si sporca. Sporca, possibile. Dunque, allora ha accettato. Ah! Sì, ha accettato con entusiasmo e anche. Si è anche commosso. Forse. Bene, bene, allora siamo a posto. Sì, cioè, no. Cioè? Cioè, Bigazza non vive solo. Io no. So che non ha né moglie né figli, non. Sì, in effetti è così, lui non ha né moglie né figli. Però ha in casa una cosa. Cioè, una specie di. La cagnetta? No. Una gatta? Cosa? Una specie di nipote. Una ragazzina alla quale lui è affezionatissimo. Anzi, ha detto, ma l'hanno proprio detto, che se noi non troviamo una sistemazione per la ragazzina, lui non parte. Come non parte? Non parte. Come non parte? Non parte. Come non parte? Non parte. E allora bisognerebbe trovare una sistemazione per la ragazzina. Beh, ma c'è il problema. La ragazzina se la prende lei, no? Io? Beh. Ma mi perdoni, scusi, lei conosce la Belle Woman? No, volevo dire, conosce sua sorella, no? Non so, non mi stia sempre a rinfacciare che ho sposato mia sorella! No, ma io non glielo rinfaccio. Però, pensandoci bene, una soluzione è c'è. C'è? C'è. E cioè? Scusi, cioè, lei ha una casa grande, no? Grande. No, a mio figlio mi rompe nei balli, no? Sì, ma per poco tempo sarebbe. Per poco tempo? Beh, speriamo. Per poco tempo, lo dice lei. Mi scappa la pipì. Dov'è il bagno? La porta in fondo. Ah. C'è la carta? Oh, signor. Senta, Laura. Oh, attenzione! Di chi è sta valigia?
Chi è l'imbecille che l'ha lasciata qui? È sua. Questo è il suo biglietto per Ginevra. E chi è quello? Quella, commendatore. Quello è una femmina. Dice di essere la nipote di un certo signor Bigazza. Stava aspettando proprio lei. Io mi chiamo Crista. Sarebbe Cristina. Ma dato che mio zio è credente praticante, allora dice che è più bello Crista. Ah, contento lui. Leva subito quel ferraccio dalla tovaglia. E dove lo metto? Ficcatelo in tasca, nella borsa. Basta che non me lo fai vedere più. Hai capito? Quanti anni hai? 15 e mezzo. Pia, mi passa il vino, per favore. Subito. Ma porca miseria. Mi scusi. Cosa fai? Stai ferma. Stai ferma! Stai ferma! Ah. Mi dispiace. Va a sedere! A sedere! Guarda cosa hai combinato. Mi dispiace. Pia, venga, venga qui, guardi che ha combinato. Come si muove, succede qualche cosa, è un disastro. Crista, cerca di muoverti il meno possibile. Eh? Piatto, bocca, bocca, piatto. Piatto, bocca, bocca, piatto. Te capì? Ah. Prego. Commendatore, non finisce di mangiare? Sì, sì, dopo. Sono Rack. Mi passa per favore la signora Federica, grazie. Buongiorno. È il dottor Rack. Pronto? Salve, vecchio Lazzarone. Allora ti sei finalmente ricordato della tua vecchia amica. Cosa posso fare per te? Mi deve risolvere un problema. Oggi la Pia, il mio governante, accompagnerà da te una ragazzina. La vedrai, un vero cesso. La devi ripulire, sistemare. Vecchio Don Giovanni, ti dai alle minorenni adesso. Ma per carità, ma cosa vai a pensare? È un'alluvionata, una profuga. Come la vuoi? Modella sofisticata... Tipo Alice oppure Rocchettara tipo Madonna? Tipo umano, Federica. Mi basta che la rendi umana, se ci riesci. Ci scommetti? Scommettiamo. D'accordo. Ciao. Ciao. Crista, senti, per curiosità, ma questa cosa imbottita che cos'è? Una giacca dell'ANAS? Che cos'è? Un autogonfiabile della Marina Canadese? Ma che cos'è? È il giubbotto di Fonzi. Ah, beh, allora è meglio che me ne vada, sennò qui finisce male. Fino a che Federica non l'avrà restaurata, non la faccia andare né in giardino né in piscina, sennò i vicini chissà cosa penseranno. Parta pure tranquillo, però è carina, eh. Ma quale carina? Fa senso sta profugaccia. I'm
ragazza! Sono qui! Venga! A me? Venga, sono qui! Dottore! شنو بكيان سيبكو سكوس من اوني بو هذا جمل جمل عربي هذه واحدة عندي هذه روح بو نبوش بارلا سيكوت كما سبيت سابو كامل كاستدي نو تابو بارلا سبابون ستابون هذا اخر واحدة نو تابو بارلا سبابون مي بردوني ما لي parla l'arabo? No, veramente pugliese, il dialetto di Andria. Avanti, su, salga a bordo! Ma a bordo di che cosa? La nave del deserto, no? Ma, scusi, la sua barca dove? La barca sta a Zain. Zain? Sì. Molto lontano? Sono 52 chilometri. Questa brava persona, dato che sono rimasto senza benzina e senza acqua, ha dato un passaggio. Ringrazio. Bascargra, che è muto? No. È di poche parole. Però c'ho la Jeep. Ho capito che c'è la Jeep. Ma dov'è? È qui vicino. Quanti chilometri? 32 sono. Avanti, su, salga, vedrà che in 6 ore siamo là. E vabbè. Venga. Porca puttana! Non abbia paura, si tenga stretto. Va meglio? Mica tanto. Madonna benedetta, dico io, come si fa a restare senza benzina nel deserto? Io non lo so. Per forza, è colpa di questi beduini maledetti. Di giorno ti fanno il pieno e di notte ti fanno il vuoto. Dottor Zappi, che c'è? È curioso, non lo so, sarà quest'aria, il deserto, il dondolio del cammello. Certo è che mi prende una certa eccitazione sessuale. Vuole che la lasci solo con l'animale, una mezz'oretta? No, che dici? Ah. Può passare davanti, magari le fa più. No, stia così. Madonna, benedetta, che puzza, Zappi. Che? Di capra? Sì. Sono io. Sì, perché il beduino qui mi ha consigliato di mettere il baraccano perché ti protegge un po' nel deserto. Vabbè, ma puzza troppo, lo butti. Ma prego, è gente molto suscettibile. Sa, sono un po' matti. Sarebbe capace magari di sodomizzare qualcuno. La faccia brutta ce l'ha. Che c'è? Niente. Adesso? No. Scusi se insisto, vuol venire davanti, magari le fa più, No, no, mi piace così. E stia fermo con quella manaccia, via! Ma stia lascia. Buono, su, Zappi. Vada più, se no freno e la faccio passare avanti al posto di guida, Sicuro che stiamo andando nella direzione giusta. Qua non si vede un'anima viva. Sì, sicurissimo. Andiamo a sud. Cioè, no, aspetti, esattamente a sud-sud-est. Lei come fa a dirlo con tanta precisione? Qua il deserto è tutto uguale. Le spiego. Innanzitutto per il mio mostruoso senso di orientamento. E poi, guardi, è quasi un mese che vivo qui a Zeim. Praticamente ho fatto 4 volte andare a tornare per venire a prendere l'aeroporto. Ormai io potrei fare questa senza ad occhi chiusi, quasi, così. Non lo lasci perdere. Che è successo? Porca puttana, partita la gomma, Cristo! Non bestemmi per cortesia, è una cosa che non sopporto, Allora, scende e mi dia una mano. Via, andiamo. Ma scendo. Scendo perché voglio scendere io, capito? Ma no! Ma cosa cavolo è successo?
اهلاً بيكم. مرحباً، تعالوا، عايزين أكل، عايزين. ما كيف واي؟ نومي روم. دكتور، che è successo? Non lo so. Mentre sono venuto giù, non lo so, dalla jeep, col piede. Col piede sinistro mi sono sentito. Fazlu! Fazlu, هذا محبابنا هاو جاونا. Fazlu! Aia, come tu vuoi? Aia! Fazlu! Chi è? Salgo? Fazlu! Fazlu! Fazlu, هذا محبابنا هاو جاونا. Fazlu! Non comprende, italian. Pugliese, men. Ciao, هذا العمل عملته. Come? Hata onorek. Andare, Barabba. Ma io ho Madonna moderna. Com'è? È moderna, tu. Chi è? Lei capisce? Fazlu. Come tu vuoi? Mangio. Buongiorno. Sedere. Fazlu. Bisogna sedersi. Io? Doc. Si sedere. Si mette. Doc. Vai, onco. Ma no, che? Questo è mio, è personale, me lo sono portato dall'Italia. Paolo Enrico, mi dovevo dire? Ah, non è che vedi? Che ciò dici? Dopo. Ma non tu mi scusi? Scusa, è tutto sto casino per un tovagliolo, e ridiamoglielo indietro, no? No. Lo butti via, lo butti via. Paolo! Quanti sei? Paolo! امسك الحرامي، امسك هذا، اضربه الحقوني، اضربه الحقوني، برا così carina, io sono brutto, sono grasso, mi lasci perdere. Ma guardi, mi ascolti. No! Ci ne sei pacco la parola. Io sono una persona che gira i mari di tutto il mondo, mi sono fatto un culo così dalla vita, che... Madonna, che cosa vuole? State bene!
capitano, meno male, è vivo. Io pensavo che l'avessero ammazzato, pensi. Era meglio se mi ammazzavano. Vigliacco disgraziato, ma io ti ammazzo io. Mi doveva toccare. Vigliacco. Ma smetta. Che fa? Come che faccio? Non lo vede? Sto facendo quello che fanno tutti gli uomini normali. Che cosa ride? Si volti! Se guardi mi metti in imbarazzo e non mi riesci a fare niente. Lei è malducata e vigliacco. Ecco. Che c'è? Madonna benedetta! Gesù Cristo. Oggi sempre sia lodato. Sia lodato Gesù Cristo. Senz'altro. Ma chi è? San Gilberto del deserto? No, fratello. Sono padre Ribaudo, missionario laico dell'Associazione Volontari di Stupinigi. Io sono il capitano Bigazza della nave Giulia. Mi dareste un passaggio? Ma certamente, volentieri, se ci dice dove deve andare. Sì, ma dipende da dove è diretto, no? A Zeim. A Zeim? Che combinazione? Precisamente non andiamo proprio in cervicino alla Liga, andiamo. Qui ci parei! Sì! No! Veramente, tu fuggione, sì, io sono della provincia del Bello. Io lavoro è stupidissimo! Io sono fuggione di Ortanovo, capo! Fuggione di Ortanovo, ma ce l'aveva lasciato dolce, ma caendo del deserto l'aveva lasciato anche tra i cristiani. Uguale, proprio la stessa terra, la stessa regione. Ehi! Ce l'aveva lasciato dolce, me! Te la giura! Veramente! Che io non c'è più di modo, scopriaca faccio, ti vuoi incontrare il deserto, ti dico, non ho il permesso, tutto quanto zigam. Ma no! Sto contento! Mannaggia la miseria, ma ce la faccio a duce, ma un pezzo alla sabbia! No, parliamo la nostra lingua! E da cuore! Vengo sulla macchina, vieni sopra! Scemolato! C'ho il Cristo! Sono 20 anni, non lo lascio mai il Cristo! Ecco, piano, Simone! Simone, piano, eh? Attenzione! Sì, non si tolga di mezzo! Il Cristo va sistemato! Sia. Zappi, per piacere! Vabbè, allora io vado a piedi! Venga di là! Solo sopra la macchina! Come on! Bene! Piano, ecco. E io mi metto qua. Ah, si sega comodo, ecco si sega. Guida in piedi?
Sì. E perché? Sono cose private. Lei stia zitto, capito? Privatissime, anzi. Si tenga forte, Simonico, eh? Da che parte andiamo? Avanti, direzione sud, anzi sud-sud-est, via! C'è grande abbondanza d'acqua e di cibo qui, guardate! Sì, sud-sud-est, ci siamo perduti un'altra volta, per colpa sua. C'è un passante. Padre, vada lei. Gli chiede la strada per Zain. Non vi preoccupate, ci penso io. Allo, allo! Arab, sei un moco! Senti un moco, Arab! Ma lasciami la cilindrina, che non... Zain, me ne andai a te. Zain, me ne andai a te. Intelligente, non capito a te, fratello! L'anatullah, arrivo! Ah! Finalmente è arrivato, dottore! Che madonna! Dottore, che è successo? Sono preoccupato, non vedevo arrivare. No, buongiorno. Non è successo assolutamente niente, cioè sì. In realtà lui ha avuto un incidente un po' curioso. Se vuole, anzi, te lo racconto. Perché... Ma che cosa ride? Scusi, mi dà fastidio questa sua risata. Una cosa seria ride. Ma che è successo? Che è successo? In realtà niente. Lei sa come sono le abitudini arabe, no? Allora... A un certo momento io non c'entravo niente, in effetti, perché noi stavamo io e lui, poi c'era la buca, lui non c'era, io sono andato alle cose del matrimonio, no? La sposa, mo, che ne sapevo? Ci hanno scoperto il coso, tutti quanti sono venuti a... Ma perché vi devo spiegare queste cose a voi, io? No. Il crocifisso? Sì. Crocifisso. Io... Carissimo fratello! Cari fratelli miei! Figliolo carissimo! Ma che c'è? Trono di quella Eva. Non bestemmi per cortesia che c'è un crocifisso. Oddio, mi dà fastidio. Lo sapete che avete caricato su questa jeep? Sì. E fratello Ribaudo è un missionario di Moncalieri, una persona molto a modo che credo che sia anche... Ma quale missionario? Sì, di origine pugliese, Ortanova, in provincia di Foggia. Ma quale missionario? Quello è il più grande aiutatore che sia mai apparso sul continente africano. Lo conoscono tutti, credetemi. Carissimo, non voglio neanche nominare! Quello è risalito dal Sudafrica fino a qui, ha lasciato dietro di sé terra bruciata! Sono tornato, caro fratello, sono tornato! Sono tornato a Zaire! Sono tornato qui da voi, con voi, per voi! Il bambino, sorella, hai dimenticato il bambino? Sono tornato fra voi, qui a Zaim. Cari fratelli e sorelle, fratello Garbe, bevi! No, ma non aver paura, no? Sia gentile, lei è di Verona, no? Allora? No, quindi è un cartesiano puro, non crede in queste forme di superstizione. Queste cose, la prego, le lasci fare i meridionali, le lasci fare. Ma finisco questa cosa dei meridionali, ogni cosa dei meridionali, che siamo bambacioni noi. Sono i meridionali che credono, i meridionali che non credono. Io sono uno che ha molta fede e in queste cose non ci credo. Ecco, è arrivata la barca. Io non lo so, fissano le porte a Iella. Guardi, mi ascolti. Ma non diciamo fesserie, la Iella io non c'ho mai... Dottore, mi creda. La prego. Quanto mi siete mancati, fratelli Zaim. La pecorella. Attenti, pecorella, che i cani ti sbravano. Pronto, signorina, buongiorno, sono Zappi. Zappi dal Marocco, mi dà il dottore? Grazie. Pronto. Zappi. Ah, era ora che si facesse vivo. E allora? Come vanno le cose? Pronto? Sì, adesso la risento. No, qui tutto benissimo, direi. Dunque, Bigazza sta per salire in barca. Fratello Bigazza! Sono libero! No, libero! Sì, ma sto andando ovunque, venga anch'io, aspettami! No, che... è pericoloso, il mare è pericoloso!
Che si dita? Umeri e Procleuse, che è meglio di no. Arrivederci, addio, ci vediamo. Pregherò sempre per te, fratello Picasso, sempre. No, non fa niente, che non ti disturbi, arrivederci. Il mio pensiero ti seguirà dovunque, Picasso. Che è questo, il... Ah, i testimoni dell'imbarco li ho trovati, sì. Hanno voluto un sacco di soldi, peraltro. Sì, sono dei ricchissimi signori del posto, dei notabili. Sì, gente molto in, naturalmente. Beh, però, dovuto, Venga al dunque, la barca com'è venuta? Beh, mi sembra perfetta. Sì, almeno vista da fuori e... Insomma, sembra quasi nuova. Beh, galleggia. Sì, senta, scusi. Poi c'è una cosa in più che è abbastanza straordinaria per... favorire tutta l'operazione. Ho incontrato un missionario che pare che porti una iella proprio, sai, di quelle... Un iettatore? Ah! Allora ho pensato di fargli benedire la barca. Ha capito? Senta, si ricorda del battello di salvataggio, eh? Per l'assicurazione è determinante, fondamentale. Capito? D'accordo. Allora è qui, ho finito e torno subito in Italia, no? Eh? Ah, sì, va benissimo. La ringrazio, dottore. La ringrazio di tutto. Arrivederla, Grazie, grazie. Quanto è? Pia. Sì? E chi è? È Crista. Ha visto, È proprio Crista. Aia! Che male! Aia! Aia! Ti sei fatta male, Crista? No, grazie! È che lì l'acqua è un po'... Sì, l'acqua qui è un po' bassina. Dovresti provare un po' più in là. Sì. Vedi, Crista, vedi, si fa per dire, insomma. Questo è il telo per coprire la piscina. Sì, ma lei chi è? Lei, dottore! Là. Mi sono fatta male, vede, era duro. Duro, Guarda il costume? Sì. Mi dispiace, io non volevo, ma la signora Federica ha insistito tanto per farmelo prendere. Bene, ha fatto benissimo. Mi ha dato un sacco di roba, vestiti, jeans, camicette e poi minigonne. Io non le ho mai portate le minigonne. Male, malissimo, devi portarle. Grazie, commendatore. Commendatore? Sì. Se lei esce stasera, posso andare a trovare mia sorella? Ah, sì, vada pure, ce n'ero fuori, io ho già prenotato. Ah, dimenticavo. Auguri, commendatore. Grazie, figlia. Perché auguri? È il suo compleanno? Sì, cioè no, è il mio onomastico. Senti, l'hai preso un bel vestitino? Sì, uno nero, però è troppo scollato. Bene, stasera festeggeremo insieme. Davvero? Davvero! Che bello! E adesso dove vai? Guardi, ecco. I documenti della barca. Grazie. Tutto a posto? Tutto a posto. Molto bene. Grazie. Senta, Poggio. Dica. Mi dica la verità. Siamo sicuri, no? In che cosa? No, in che cosa? Che la barca... Guardi, io ero sicuro anche prima, ma ora con quello lì, se la barca la benedice lui, guardi, il naufragio è assicurato, guardi. Oh, stia tranquillo, Vabbè. Guardi, il bigazza non farà in tempo a mettere il battellino in mare che... Che la barca... Va bene. Oddio. C'è? Che c'è? Il battellino. Il battellino in barca, no? Si rende conto che se la barca va a fondo, assicurazione, senza battellino. Non ci paga il danno! Facciala solo, faccia! Così? Me lo metta? Ma che se lo metta, esca, via! Perfetto! Via!
arriva! Salpatela ancora! Cazzatela sotto del giro di poppa! Cazzatela cima della landa! Cazzate il fiocco di ventana! Cazzate una presa all'altra state combinando! Ehi! Fatele ripaudo! Dice a me! Venga! Venga qua! Monti! Andiamo a dare una bella benedizione al nostro capitano! Sari quelle poi fig... Poggi? Dove va lei? Non viene? Oh. Monti su! Venga qua! Guardi, io resto qui, preferisco restare qui a terra, se non si sa mai il caso di catastrofe! Ma senta, dottore. Mi dica. Le chiedo una cortesia. Se ce la farà a tornare a Varese, perché non parla col commendatore? Mi dica di parlare con gli avvocati, insomma, di perorare per la mia causa. Non vorrei passare gli ultimi giorni qui, in questo posto allucinante. Oggi, posso confidarle una cosa? È una mia certezza, sa, ma gliela dico con molto, molto affetto, sa. Lei è un emerito stronzo. Un'altra vittima sicura dello sciacallo dei tropici. Misha, Misha. Di salvataggio. Mi tira una corda, per favore? Non dica corda, che mi dà fastidio, per cortesia, si chiama cima. La cima. E poi non ho bisogno del battello, questa è una nave oceanica, Zappi. Mi scusi, sa, non vorrei far luciare la malagurio, ma le potrebbe servire moltissimo, veramente. Vabbè, allora mi dia questa cima. Ecco. Che faccio? La leghi bene al contenitore. Faccio un nodo parlato, una cassa davanti o un nodo Savoia alla pinta. Sì, aspetti, non ho ben capito, puoi ripetere. Adesso mi faccio un nodo parlato o un nodo Savoia o un nodo alla pinta. Alla? Un nodo Savoia alla pinta. B. Sì, aspetti un momento. Alla, B. Aspetti, scusi, padre, sa fare la cassa della pinta? No, non mi benedica, non ne ho bisogno, veramente, sono già abbastanza... voglio dire, tenga un attimo venga a tenere un attimo il timone. Ecco, io tanto... non vedo... Sento col Cristo! Aspetti, Ecco. Un momento. Molli la cima! Un momento, Che lo tiro, Tenghi! Prenda, comandante! Ecco! Ecco che glielo tiro! Possiamo andare! Padre, non mi benedicano! Signore Benedetto, quando non si sa nuotare, non si va dentro il mare! Prenda! Dottore! Il motore non parte! Ma questa è la mano di Satana! Sì, ma io lo sconfiggerò, non si preoccupi! Signore, aiutami tu! Computatis! Mi riporti subito a terra, per favore! Mi riporti subito a terra!
Non urli, per cortesia, che la gente che grida a me mi dà fastidio. Io sono il capitano e qui comando io. E siccome l'equipaggio mi si è ammutinato, mio malgrado l'assumerò come motto. Nome, cognome, paternità, indirizzo e luogo di nascita. Del mozzo, dice? No, il suo. Stia fermo con la mano, se no non posso scrivere. Stia fermo, per cortesia. Senta, non mi prenda in giro, per favore, eh? Non mi prenda in giro! Alzi lei questa merda di vele e mi porti immediatamente a te. Andi, via! Lo non usi più questi termini con me, per cortesia. Guardi, la prego. Non usi lei questi termini, altrimenti... Altrimenti che cosa? Anche volendo andare a terra non ci possiamo andare. Perché qua credo che ci sia vento nord, nord-ovest. Sì. Senta. Non fa schifo. Allora metta il motore. Metta il motore e andiamo a motore. I mozzi vanno trattati a cazzotti in testa quando non ubbidiscono. Devono imparare. Stia fermo, non tocchi con quelle mani. Come fermo? Non tocchi con le mani? Guardi che la barca è come se fosse mia, perché è di mio cognato. E allora io faccio... Calmo, capitano, sono io qua. Sia buono, stella, ma vuole dare una mano? Guardi là. Dov'è il motore? Dov'è il motore? Se lo faccio. La faccio partire. Senta. Voglio darle una notizia che oso definire assai inquietante. Che c'è? Non c'è il motore. Come non c'è il motore? Ma non dica strozzete. Non c'è il motore. E non c'è il motore, non c'è problema. Tanto, col vento in specchio di poppa, domani mattina alle 7:10 saremo nelle Canarie. Lei sbarca e se ne va. Sì, va bene. E intanto? Intanto, nome, cognome, indirizzo, paternità e luogo di nascita. Commendatore. Grazie. Grazie, grazie. Tanti auguri a te. Fammi un po' vedere come stai senza questi occhiali. Che fa? Ma non era il tuo onomastico? Sì, anche. Onomastico e compleanno. Lo stesso giorno. Curioso, eh? Le candele grandi valgono per 10 anni, vero? E quante sono? Una... Oh, guarda, sono vive! Che impressione, si muovono, sono granchi. No, aragoste, sono vive, per questo si muovono. Ah, aragoste. Sì. Dai, soffia. Ah, no, aspetta, esprimi un desiderio. Cosa hai chiesto? Avere 16 anni, come te. E perché? Tu stai bene così? Sì, sì. Quando tu non hai gli occhiali, però. Tempesta, questa è una barca solidissima, oceanica, Zappi, non dica sciocchezze. Sì, glielo confesso, questa non è una barca, questa è una bara, Ma questa è una barca splendida, non dica questa. Lo so, ma è un loculo. Non si intende di mare, ha capito? Non voglio sentire. Non voglio sentire. Ma andiamo a fondo! Guardi, ma guardi, è pieno di pesci. Ci deve essere qualche infiltrazione. Come un'infiltrazione? Non capisco. Stiamo calmi, andiamo ad azionare le pompe di Sendina. Migazza, ma che pompe di Sendina? Migazza, ma mi faccia piacere, ma è possibile che non l'abbia ancora capito? Ma qui è tutto... Scusi, le è caduto il cappello. Lasci perdere il berretto. Ma non ha ancora capito che qui è tutta una truffa organizzata? No. È una truffa organizzata per fregare i soldi all'assicurazione. Come organizzata? Sì, la trappola per beccarsi. Allora lei sapeva tutto. No, la cosa... E non mi ha detto niente.
Porca puttana, ma guarda che quando è per il Dio io ti faccio imbiccare per direttissima, non si trattano così, comandante. Aspetta. Io sono capace di eseguire la sentenza con le mie mani. Ti imbicco sull'albero maestro della nave, capito? Ma guarda che io sono innocente. Eh sì, sono colpevole io. No, no, allora glielo dico, mi dispiace. Andiamo, ti confessi allora. Allora, l'idea non è stata mia, è stata il mio cognato. Il comendatore? Esatto. Ma non dire sì, quello è un signore, il comendatore. Si vede da lontano che è un pezzo d'uomo predisposto al perdono e distinto, ecco. Ma non dica sciocchezze, io lo conosco bene, quello è un farabutto, eh! È una belva, le dico, una belva! Sono il lupo cattivo! Aiuto, il lupo! E se adesso io ti mangiassi? Povero cappuccetto rosso, il lupo è cattivo! Cattivissimo! Il lupo è... allupatissimo. Pronto? Sì! Sto chiedendo di parlare con Varese, Italia, via radio, basso, e Natante Giulia. Sì! Porca boia! Scusa, scusa un attimo, scusa. Resta così, cappuccetto rosso. Non ti muovere. Torno subito. Pronto? Pronto? Sì, sono io. Ma chi è? Chi è che chiama quest'ora? Come chi è? Frachezza da Belletri, sono Pigazza, mi sente? Ho scoperto che lei è un farabutto, eh? Sì, io ho scoperto tutto. Sì, ho saputo tutta la verità. Un fatto d'assicurazione. L'assicurazione l'ho fatta perché... perché? Perché è necessario, è normale, non... Senta, capitano, senta. Lei ha organizzato un furto, anzi una rapina all'assicurazione, non è finita. Intentato omicidio, circonvenzione di incapace. Mi lasci parlare, stia zitto! Lo sa lei che mi ha combinato il berbero? Ma no, sono sicuro che c'è stato un equivoco. Non appena arriverà... Perché lei è un assassino e va punito. Io domani mattina, verso le 8:30, appena arriviamo nelle Canarie, la denuncio all'autorità e finisce in galera. C'ho anche un testimone qui a bordo. Un testimone che è disposto a parlare contro. Ma e no, a dire la verità. Mi lasci parlare un attimo. Lega il telefono. Dimostri almeno una volta che ha le palle, porca puttana. Così lo mandiamo all'ergastolo a questo delinquente. Io passo. Pronto? Zappi! Ma che cazzo ci fa lei su quella barca? Alle Canarie. Ma io l'ho deciso. Ma è stato io che sono un timorato di Dio, che non ho mai fatto male a neanche una mosca. Cosa? Ma vado a incontrare gente che mi fa venire talmente i nervi che anche un santo perderebbe la pazienza e può accadere qualche cosa che poi non si sa come va a finire. Sì, è vaghissimamente irritato. Glielo dica che testimonierà. Mamma mia. Gliel'ha detto? Sì, sì, sì. Ecco, io vorrei pregarla di fare testamento per me. Pronto! Pronto! Pronto, Zappi! No! Io sono il lupo cattivo che ora mangia cappuccetto. Ma che scherzi, stronzi. Ma come? Prima non vuoi più giocare? Ma che giocare a giocare? Sono quasi le 3 di notte. Una ragazzina a quest'ora deve essere a letto. Dai, ma dai, come, su. Ma come? È il lupo cattivo. Ma che lupo cattivo? Gna gna gna. Gna 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 gna. Dai, dai, vai a letto e spegni la luce. Buonanotte. Cappuccetto rosso, un cazzo. Io qui finisco in galera. My day, qui è imbarcazione Giulia, 7742 SP. My day, mi sentite? Qui è imbarcazione Giulia. Siamo in avaria. Chiediamo aiuto, SOS. C'è qualche imbarcazione che ci sente, a tutti i marittimi. Siamo in avaria. Che è questo casino, questo fischio qua? Il trattamento per smagrire a base di alghe, trattamento me ne frega completo, me delle alghe. Durata 24 giorni per dimagrire 20 kg, no, per dimagrirne 10!
prepariamo il battello di salvataggio piuttosto. Che qua adesso con calma, noi lo mettiamo a mare e poi vediamo. No, no, scusi, e non sarebbe meglio invece, senza calma, prendere il battello, buttarlo in acqua e via darcela così? Ma cosa dice? La nave non si abbandona fino all'ultimo, bisogna evacuare uno alla volta. Intanto io salgo. E io quando... Attenda ordine. Vediamo che cosa abbiamo salvato qua. Facciamo l'inventario. Io c'ho. Grazie. Un coso per un razzo. Ah. Contenitori d'acqua potabile. Uno e due. Biscotti tutti rotti. Una lenza che serve. E tre preservativi. E che servono? Non so, stanno qua. Li butto? Lei? Dunque, io ho portato un sua glass con un secchio per lo champagne. Sì, però ci sono anche i due bicchieri, due flute champagne. E poi ho portato una asciugacapelli per lei. Oh, mi scusi. Poi è un ferro da stiro. Le carte nautiche? Come? Le carte, le assoluta. Ah, sì, le carte le ho portate. Ecco qua, vedi? Ecco. Signor, ormai è passata più di una settimana desde il naufragio e perciò noi abbiamo raccolto alcuni resti che galleggiavano nel mar. Avevamo trovato due salvagenti che sopra avevano il nome di Julia. Se voi non potete fare altro, vorrà dire che come proprietario della barca proseguirò la ricerca a mie spese. No, le pare? No, dico, vorrei che lo potesse verbale. Ah, claro, claro. E vorrei averne una copia anch'io, sa, per le assicurazioni, perché le assicurazioni... Meglio se in triplice copia. Sì, sì, sta bene, sta bene. Meglio se in triplice copia. D'accordo, signor. Ah, ecco. Ah, senta, un'ultima cosa. Dov'è che posso noleggiare un motoscafo d'alto mare? Senza marinaio, perché io ho la patente nautica di più di 20 anni, allora... Subito anche alla derecha hai uno che è là. Ah, bene, hasta la vista, signor. Gracias, gracias. Diamo. Diario del capitano. Dopo un'estenuante settimana consumiamo la nostra ultima razione di cibo, insufficiente a placare un'insaziabile fame. Ehi! Che fa? Oh! Ehi! Non mi guardi così, eh? Oh! Anch'io ho fame. Quindi patti chiari.
Io non mangio lei e lei non mangia me. Niente cannibalismo. Vabbè. Chiaro? Giuro. Ah, qua la mano. La mano. No. E la smetta! Che? Oddio, è un pesce! Un pesce volante! È un miracolo! Che miracolo, questo è culo, coltello. È incredibile, questo è un miracolo vero e proprio, eh. È un uomo di fede? Allora me lo moltiplichi, mi faccio un po' quello dei pani e dei pesci. Non dica queste cose, questa è la mano della provvidenza, c'è un pesce, Dio vuole che noi diventiamo amici, ce lo dividiamo a metà. Crudo? Crudo, sì, mi fa piacere, soprattutto che in questa situazione io e te, diciamo, noi due siamo... Mi scusi, non volendo ho dato del tu. Dammi pure del tu. Ah, ti posso dare del tu? Ah, certo, ormai. Ma sai che io, a forza di chiamarti dottore, dottore, non so neanche come ti chiami. Com'è il tuo nome? Gian. Io Piero. E adesso, guardando la bussola, e muovendo il timone, tieni la rotta. Ventane del Suezzo, donde la scuglia lanzò è l'ultimo SOS. Lastima, es el solo ayuno che potevo darle. Buona suerte, signor. Io e te al Festival Internazionale della Cucina, no? C'era anche Ugo Tognazzi. Ma che Tognazzi? Ma centinaia, centinaia di tavoli, gente in smoking, in abito da sera, quanta roba da mangiare. Noi stavamo al tavolo centrale dove si mangiava meglio, forse. Quanta roba. I camerieri in livrea. Vabbè, ma... hanno servito il ben di Dio. Sì. Hanno servito i pasti. Vabbè, ma gli antipasti? Si vede che il sogno è cominciato e che gli antipasti li avevano già serviti. Vabbè, ma dico, c'erano i primi piatti, no? Certo, certo, i primi piatti, tantissimi. E noi cosa abbiamo preso? Dunque, io ho mangiato agnolotti al sugo, bombolotti pomodoro e basilico, orecchiette e cime di rape e tagliatella alla bolognese. E io che ho preso? Tu niente, tu eri andato al bagno a lavarti le mani. Come al bagno? Ma proprio in quel momento? Infatti l'ho detto, è proprio da stronzo, in questo momento che si mangia. Tu hai detto adesso voglio lavarmi le mani, che vuoi da me? Ma sono tornato, no? Sì, dopo sei tornato. Per i secondi? E abbiamo ordinato i secondi. C'erano i secondi piatti? Certo, tantissimi. Cosa abbiamo preso? Dunque, io ho preso la Chateaubriand, tutta fatta a pezzetti. Poi ho preso un po' di faraona, sì, gallina faraona, e poi ho preso le poisson du mer Baltique avec le mais. Che cos'è? Il baccalà. Buono! E io che ho preso? Tu hai preso un cazziatone da parte del maître, perché mentre portavi il carrello dei secondi, tu con una gomitete hai buttato tutto per terra. Sì, ma la colpa non è mia, porca puttana, no, colpa no, è stronzo di maître! Aveva colpa il maître, questo l'ho visto io. La colpa è del maître. Però ormai la roba stava per terra. Sì, ma mi sono rifatto con i dolci. Sì, questo sì. E devo dire onestamente che ha ordinato i dessert proprio un gran signore. Sei uno che sa mangiare i dolci. E cioè, dai? Perché tu hai ordinato le meringhe. Le meringhe. La torta alla panna... Il babà rum, dai. Il babà rum. E la torta di cioccolato. La torta di cioccolato. Cioè, tu le hai ordinate, ma quello non l'ha portato perché non ce n'era più. Come non ce n'era più? Se finì, ha detto. Cosa vuol dire? E se finì anche il sogno a questo punto, no? Sarà questo fatto che ho mangiato molto, sarà questo beccheggio, non lo so, mi sento una specie di... Di? No, 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 chi c'ha la forza? Ah, vabbè. Va? Ah,
ti ho incontrato sono cambiate tante cose. Sono cresciuta tanto. Grazie, Oreste. Grazie di che? Grazie per tutto quello che stai facendo per me. E per lo zio Piero. Tu credi che riusciremo a trovarlo? Bisogna sperare, dobbiamo sperare. Piero? 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 Non c'è più Piero. Come non c'è più? Allora chi è che mi ha risposto? Nessuno. Piero, stai delirando. Noi siamo liberi, lassù, lassù. Guarda. Piero, tu non intendi, prego. Guarda. Piero, stai delirando. C'è un elicottero che viene a salvarci. Guarda. Siamo qui. Siamo qui. Torna in te, che stai delirando. Piero. 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 C'è una barca! Oreste, stavo pensando allo zio Piero. Forse morire sul mare è quello che ha sempre desiderato. Io non te lo volevo dire, ma è la prima cosa a cui ho pensato. Si può dire che è fortunato. Beh, si fa per dire, non esageriamo, ma insomma è una forma di fortuna anche quella. Piero, guarda, c'è una nave bianca! Mai dai, se tu ci sei più qua. Mai dei sos, aiuto. Non ci sento. Diario del capitano, 45 luglio, agosto, settembre, ottobre. Non mi ricordo più. In qualche isolato attimo di lucidità ci rendiamo conto di essere prossimi alla fine. Sì, finì. Chiaro che sei pesante. Pessimista, ma credo proprio di sì. Io non sono preparato. Insomma, io non voglio morire. E perché io voglio morire? Perché questo è destino. Perché Dio vuole questo, basta che uno creda in Dio. Insomma, ovviamente, dopo che succede? Che c'è? Dopo che c'è? Bisogna credere. Se uno crede in lui lassù, si starà bene. Tutti uguali lassù. Ci sono i bianchi, ci sono i neri. Per esempio, secondo te, cioè, dove vado a finire? Eh? All'inferno. All'inferno. E non c'è la possibilità, magari, di un riscatto all'ultimo momento. Non si può fare qualcosa. In extremis può darsi che... Sì. Che lui ci perdona, chi lo sa. E che devo fare io? Ti devi confessare. Ma che, dove? Con chi? Qua, con me.
Io in questo momento, siccome io credo e tu non credi, posso essere io la fede, la religione. Capisci? Tu no. Sì. Fatti sei nella croce. No, io non sono abituato a così. Di l'atti dolore. No, non lo so. Vabbè, di atti di dolore solamente. Atto di dolore. Basta. Vabbè, ma che ti dico? Non è qualche cosa che ti pesa sulla coscienza, che vuoi dire? Oh sì, una cosa c'è che... Allora dammela. Una cosa che te la volevo dire da un po' di tempo. Sai tutta l'idea qua, dalla barca, che è tutta questa trappola qua, sì, che ti ho fatto credere che fosse un'idea di Racca. Io. Come tu? Sì, l'ho pensata io. Come? Ma hai detto che siamo amici, ma hai detto che mi vuoi bene in questo... E tu mi hai fatto tutto questo casino. Faccio questa figura di disgraziata verso tutti gli altri. Tanto dobbiamo morire. Non so perché. Noi cercavamo un deficiente. No, scusa, Piero. Uno che... Lo scemo, Uno scemo. Io sono lo scemo e il capitano sputava il bacio. Vabbè, non va niente, ti perdono. Tanto stiamo morendo. Ti perdono. Tu sì, ma lui? Questo non lo so. Dai, dimmi, cosa posso fare? Vogliamo pregare insieme? Ma io non so pregare. Non va niente, cantiamo una lode al Signore, cantiamo una canzone al Signore. Va bene. Dunque, vediamo un po'. La sai, Tanto Marco Sacramento? No, quello non lo so. Gloria in excelsis Deo? Che cos'è? No. Adoriamo ostia divina. Ecco, come fa? Quella fa... Adoriamo ostia divina. No. Non la sai? Non me la ricordo più. Anche i bambini la conoscono. Vabbè. Saprai qualche cosa, no? Qualche canzone, sai? E con tutte le parole. So il mazzolino di fiori. Ma... Vale. Vale. Dio è grande, accetta anche mazzolini di fiori. Fatti la croce e cambiamo. È tanto che non lo faccio. Oh, adesso. Comincia tu. Bel mazzo! Che gridi, mica è sordo il Padre Eterno. Ci sente, piano piano. Quel mazzolin di fiori che viene da... Bada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. E bada ben che non si bagna, che lo voglio regalare. There.